Ecco, fatto. Hai capito? Questo fa il riso imbottito, come facciamo noi a Napoli con i peperoni. Ecco, si prende pistole, si taglia, ecco. Ecco, prende pinza, polmichina. Polmichina dentro, ecco. Occhiudi, ecco. Prendi il budellino per le galle, se no, se spapalanza, ecco, e leghi bene bene, ecco, così, ecco, tili, tili, ecco, tagliale è fatto, ecco. Ma per preparare la porzione quanto ci metti? Io prendere molto tempo perché avere molta pazienza, ma se io volerle e farle molto in fretta. Me le puoi far vedere una veloce? Certamente. Chico, tagliale, la formichina, legale, ecco, Chico, tagliale, la formichina, legale, ecco, Chico, tagliale, la formichina, legale, ecco, Chico, formichina, tagliale. Ammazza, mi pare Speedy Gonzales. Ma chi te l'ha insegnato? Come hai imparato a fare questo? Mi segnala il mio babbo. Hai capito? Ma dimmi una cosa, questo riso imbottito si può mettere nel menù di stasera? Oh no, bisogna aspettare 9 giorni. E se vengono 7-8 persone che vogliono mangiarlo, come si deve fare? Allora veramente si deve aspettare 9 mesi e 3 giorni. Ecco, perché bisogna avere pazienza. Se il cliente non vuole avere pazienza, ha del riso lì pieno o deve fare senza. Come sappiamo tutti, Thomas Millan è spesso doppiato dal grandissimo Ferruccio Amendola, ma qui, in Delitto al ristorante cinese, siccome interpreta due ruoli, decise per una volta di poter recitare con la sua voce. E quindi il personaggio di questo cinese tutto strano ha la voce proprio dell'attore che lo interpreta, del grande Thomas Millan. Delitto al ristorante cinese poi è l'unico film in cui Bombolo, Franco Lechner, viene chiamato proprio così, Bombolo e non Venticello, perché nella saga di Nico Girardi lui è il personaggio appunto di Venticello, ma qua viene spesso chiamato Bombolo o Bombolino, ma chissà perché. Non ti muovere, voltati. E come faccio a portarmi se mi posso muovere? Non sottilizziamo, Voltati lentamente e guarda che al minimo movimento sospetto ti brucio il cervelletto. Ah, vedi questo? Ma dove salti fuori, da rinascente? Sta attento tu che io sono un agente della CIA. Della CIA di chi? Della CIA di nessuno. CIA, Corpo Italiano Agenti Vigilanti Privati. Ma tu guarda questo. Ecco, guarda. Oh, mi scusi, ispettore. Non l'avevo mica riconosciuto. Vedi tu, io vengo qui a lavorare, ma tu a qua pistola gli dovresti rimare il mirino, hai capito? E perché, signor ispettore? Mannaggia, non te lo posso dire perché ho fatto il voto di un di parolacce, ma te lo dica segni, guarda. Due ladri? A me? Rubano? La pistola. Due ladri? A me? Tirano giù le braghe. Due ladri che a me hanno rubato la pistola, me la infilano nel culo, mo fa male. Ecco, per questo che devi limar mirino, hai capito? Delitto al ristorante cinese è stato esportato, ha superato i confini dell'Italia e nella versione inglese, spagnola e russa, il titolo è praticamente lo stesso, mentre in quella tedesca è un po' diverso. Si intitola Ein Schlitzer Außer Rantumband, non c'entra la mia pronuncia che è terrificante, ma letteralmente significa un mascalzone fuori controllo. Cosa c'entra? A cosa si riferirà? Forse magari al capo cinese, quello cattivo, chi lo sa? Vabbè, in caso fatemelo sapere qua sotto cosa pensate. Vi faccio vedere un estratto dal trailer, così giusto per capire come sono stati doppiati i nostri mitici attori. Hör zu, Rocky, ich geb dir einen Tipp, bloß nie heiraten, denn die Weiber sind alle großer Mist. Ich meine, große mysteriöse Mist. Wieso verloren? Ich war zweimal verheiratet, da hab ich verloren. Oh, dann zweimal verloren, Flyheit und den Kadaver da. Welchen Kadaver denn?